Diamo il benvenuto a Lorenzo Alfieri, County Head Italy di JP Morgan Asset Management, al quale vogliamo in primis chiedere una valutazione su come sta andando questo 2019 e poi parallelamente, dato che siamo al Salone del Risparmio, il tema principe è quello della sostenibilità, capire da lei come interpretate questa tematica. Sì, ovviamente il 2019 si è aperto decisamente diverso da come si era chiuso il 2018, quindi siamo in una fase importante di crescita, di risalita dei mercati. Ovviamente noi abbiamo un'interpretazione dei mercati che tutto sommato è abbastanza in linea con quello che era stato del 2018, cioè non siamo preoccupati per la crescita, però bisogna rendersi conto che la crescita negli Stati Uniti, soprattutto in Europa e anche sui mercati asiatici sarà sicuramente meno importante rispetto all'anno scorso. Ciò nonostante crediamo che ci sia ancora spazio per alcune interessanti opportunità di investimento. Pensiamo ad esempio alla riscoperta dei mercati emergenti, dove la crescita si consoliderà intorno al 3,5-4%, dove le aziende continuano a crescere anche in termini di utili. Altra area molto interessante crediamo sia quella dei mercati azionari americani e la riscoperta dopo molto tempo del mercato obbligazionario. I tassi, pensiamo, non possano salire, anzi abbiamo visto la manovra delle banche centrali che è esattamente in senso opposto e questo può essere un fattore molto positivo proprio per ritornare sul mercato obbligazionario che ci aveva visto lontano da ormai qualche tempo. Per quanto riguarda invece il tema della sostenibilità, ecco, ovviamente un tema prevalente, un tema molto interessante. Noi come JP Morgan Asset Management abbiamo affrontato l'argomento ormai da molto tempo, cioè i nostri processi di selezione dei titoli azionari già coinvolgono e contemplano evidentemente nell'ambito proprio delle fasi di selezione proprio questi aspetti, quindi come le aziende affrontino ovviamente il tema della sostenibilità. Riteniamo cioè in definitiva che un'azienda è una buona azienda perché fa bene tutto e quindi anche il tema della sostenibilità deve essere affrontato in termini di governance, di prodotto e non quant'altro nel modo opportuno. Quindi le nostre scelte quando scegliamo un'azienda buona riteniamo che sia buona anche sotto il profilo della ESG.